Come sta andando? Ma è andato bene, dai, abbiamo finito le semifinali. Caldino adesso, eh? Tre. Come mai adesso hanno segnato le frecce? Vanno sempre spuntate sul paglione le frecce, perché in caso una freccia impatti, rimbalzi e non rimanga attaccata, si può riconoscere il foro che ha lasciato che non è segnato dalla spunta. Quindi si può comunque attribuire il punteggio. E ovviamente gli arcieri riconoscono qual è il loro punteggio perché ognuno ha una freccia personalizzata. Facciamo separati. In questo caso abbiamo nei ragazzi più giovani uno shoot-off, cioè lo scontro è terminato in una situazione di parità 5-5, quindi adesso tireranno una freccia per uno, la più vicina al centro, qualunque punteggio colpisca, vince lo scontro. Quindi ora stiamo andando al paglione per verificare la valutazione di chi ha vinto lo shoot-off, si chiama questa metodologia di spareggio. In questo caso le frecce sono su due punteggi diversi, quindi l'arbitro dichiara che il vincitore è nella piazzola 2A. Grande soddisfazione perché sono bimbi, posso permettermi. Sono molto giovani. L'età è dai. Qui fino agli 11 anni. Bene. E quindi sì, è bello vederli tirare, è bello vedersi confrontare a livello sportivo, ma comunque molto animatamente. Indipendentemente dalla finale dello scontro, chi ha vinto adesso si va a giocare la finale per l'oro. Chi ha perso deve comunque ritrovare la tranquillità mentale perché dovrà tirare la finale per il bronzo. Quindi sono ancora in competizione. Tutti ancora in competizione. In bocca al lupo. Crepi a loro.